Monaldi rischia di chiudere in quanto al momento sono stati individuati qualche padiglione per attività Covid. L'informativa ha comunicato che ci sono subintensiva e intensiva che occuperanno un'ala posteriore. Quindi questo potrebbe produrre in seguito l'allargamento a patologie, diciamo, infettive vista l'alta contagiosità del virus, nonostante che io ritengo che l'azienda e la direzione strategica abbia provveduto a cercare di limitare l'ala posteriore per evitare contagi. Io ritengo che l'azienda dei Colli debba essere identificata in modo chiaro e inequivocabile, perché l'assistenza fondamentale di quell'azienda è di alta specializzazione e dovrebbe essere data per l'assistenza ordinaria.